Siamo a Pratella, in prossimità delle fonti dell'Acqua Lete, precisamente nell'Alto Casertano, in una località Rocca Vecchia. La montagna alle mie spalle è stata una roccaforte dei Sanniti, di fronte ai quali i Romani hanno dovuto soccombere. Dinanzi a me c'è la piana di Piedimonte Matese, dove c'è stato un insediamento e ancora si conserva in buono stato una cittadina romana. Qui dinanzi a me c'è Vairano, con il castello che svetta su quella collinetta dove sono stati fatti i primi patti agrari. Di fronte a me c'è Rocca Monfina, sulle cui falde ci stanno le impronte umane più antiche dell'umanità, risalgono a 385.000 anni fa. Sulla montagna, chiamata anche Cavuto, si sono trovate i reperti che risalgono a 12.000 anni fa, epoca del Neolitico, e su in cima c'è una cittadina i cui insediamenti risalgono al VII secolo a.C. Più avanti è stato trovato Cirus, con ciò che è collegato con la paleontologia. Questa è la sede della Mano sulla Roccia, associazione internazionale che si occupa alla diffusione della cultura sotto l'aspetto antropologico. Quindi praticamente promuove tutti gli incontri che sono legati all'umanità. L'uomo nella sua dimensione essenziale ha l'opportunità di incontrarsi con chiunque, perché l'uomo è una realtà che può essere definita ermeneutica, cioè capace di intraprendere, di metabolizzare ogni messaggio. Ogni sabato e domenica questa struttura funziona nell'accoglienza delle persone che sono in qualche modo desiderose di vedere nella profondità del proprio essere qual è il segno nascosto per poterlo esprimere in libertà. La prima domenica del mese celebriamo anche un'eucaristia, nella speranza che, destrutturata da ogni modello costrittivo, ogni persona possa avere la possibilità di riconciliarsi con il proprio essere. In questo luogo, in cui si ascoltano solamente le melodie delle cicali e il cinguettio degli uccelli, l'uomo ha facilità a riconoscere le voci del proprio cuore e quindi scoprire la ricchezza che è nascosta nel proprio mondo.